Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi fratelli e sorelle nella fede, collegati a casa per la Santa Messa Domenicale, ringraziamo il Signore sempre come primo atteggiamento per questa grazia che ci dona di riunirci insieme al suo altare della fede, con tanta devozione, con tanto sacrificio, ma con tanta grazia. Vediamo le grazie che il Signore sta operando in mezzo a noi, e abbiamo visto, se abbiamo occhi di fede, certamente cosa il Signore fa mentre tutto il mondo ci viene addosso, mentre i nemici non riconoscono, non conoscono le vie dello Spirito Santo e non vedono quello che la grazia sta compiendo. Ecco che noi invece riusciamo a riconoscere tutto quello che la grazia sta compiendo in mezzo a noi. Abbiamo visto di recente l'incontro tra sacerdoti, questa alleanza mariana che è un segno del cielo, che è un segno della Vergine Maria, e anche in questi giorni il raduno delle sentinelle di Betania così numerose, che sono un segno, è un segno di una chiesa viva, della vera chiesa di Cristo, che appunto è una chiesa che prega, è una chiesa che si sacrifica, è una chiesa che cerca in tutto la volontà di Dio, ma soprattutto è la chiesa vera unita a Papa Benedetto XVI. E allora questi sono grandi frutti della grazia che il Signore, ecco, manifesta sotto i nostri occhi. Ma come ha detto Gesù all'apostolo Bartolomeo, se avrete fede, se avrai fede, cose più grandi vedrai. Anche noi, se avremo fede, vedremo ancora cose più grandi di come il Signore opera in mezzo a noi, di come il Signore non ci abbandona e non ci fa mai mancare tutto ciò che ci è necessario per la nostra vita spirituale, ma anche per la vita materiale. E il Signore non abbandona mai coloro che sanno veramente confidare in Lui, coloro che hanno il coraggio di esporsi per la verità, coloro che cercano in tutto la volontà di Dio, e per questa sono disposti anche a pagare il prezzo della verità con la loro stessa vita. E allora, come sempre, ringraziamo il Signore come primo atteggiamento nell'Eucarestia e in tutta la nostra vita. Eucarestia significa proprio rendimento di grazie, e noi vogliamo ringraziare il Signore perché ci dona di poter celebrare i sacramenti nella verità della fede cattolica, uniti al nostro Papa Benedetto, e ci dona la grazia di sperimentare la grazia, la forza di questa unità nella verità. La nostra forza è la verità, non è la persuasione di parole, come dice San Paolo: non sono venuto a voi con persuasioni di parole, ma sono venuto a voi nel nome del Signore. E quindi la nostra forza è la verità. Se noi siamo nella verità, ecco che abbiamo una forza che appunto il mondo non può conoscere, e che il demonio teme, perché il demonio è il padre della menzogna, che odia la verità e odia tutti quelli che vivono nella grazia, e quindi secondo la legge di Dio, e nella verità, che dicono la verità apertamente. E allora abbiamo sentito oggi la parola del Vangelo, ci presenta il passo del buon samaritano. È questo passo che è facile da interpretare. Ecco, Gesù ci vuole comunicare innanzitutto che l'amore per Dio e l'amore per il prossimo non si possono separare. Chi ascolta la parola di Dio la deve anche rendere visibile e concreta nell'amore per il prossimo. Questo è il comandamento di Gesù. Gesù ha messo insieme i due comandamenti antichi della legge, del Deuteronomio e del Levitico. Erano due comandamenti separati, e quindi nel Deuteronomio leggiamo lo Shema Israele, ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio fuori di me, amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Quindi l'amore di Dio al primo posto. Nel Levitico leggiamo: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma Gesù ha messo insieme questi due comandamenti e ne ha fatto un comandamento unico, proprio perché l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono due facce della stessa medaglia. Certo, il primato spetta sempre a Dio, il primato è sempre verso il nostro creatore, ma se noi amiamo veramente Dio, non possiamo non amare il prossimo, non possiamo
concretizzare questo amore che abbiamo ricevuto nell'amore per il prossimo. Quindi questo è l'insegnamento letterale, l'insegnamento principale, ma ci sono anche dei significati più profondi in questa parabola, secondo la lettura dei padri della Chiesa, dei significati più spirituali, più allegorici, ed è molto bella quell'interpretazione di Sant'Ambrogio di questa parabola, che dice: quell'uomo che discende da Gerusalemme, che si trova a 750 metri di altezza, fino a Gerico, che si trova a 250 metri sotto il livello del mare, ecco che dice questo è Adamo, è Adamo che discende da Gerusalemme, dal paradiso, discende negli inferi. Gerico rappresenta gli inferi, e Adamo è quell'uomo, è quell'uomo che è caduto in mano ai briganti, che è caduto dalla condizione di grazia che aveva nel paradiso, è caduto nella condizione del peccato e del peccato originale. Quindi i briganti, dice Sant'Ambrogio, non sono nient'altro che gli angeli delle tenebre, che si mascherano da angeli di luce e che hanno tentato Adamo e che lo hanno ridotto male, come quell'uomo di cui parla la parabola, che rimane semivivo lungo la strada, che rimane mezzo morto proprio perché è stato percosso da questi briganti. E allora per noi è facile capire, in questa interpretazione spirituale allegorica, che anche per noi è la stessa cosa. È come Adamo è caduto in mani ai briganti, anche noi, a causa del peccato e a causa dei peccati che poi commettiamo, siamo mezzi morti lungo la strada, possiamo ritrovarci mezzi morti. Dice infatti Sant'Ambrogio: se noi viviamo nella grazia, se noi impariamo a mantenere la grazia, non cadiamo certamente in mano dei briganti, ma con il peccato invece anche noi sperimentiamo quella condizione, è quella condizione di morte. E allora chi è il buon samaritano? Il buon samaritano naturalmente è Gesù. È Gesù che solamente poteva guarire quella condizione umana causata dal peccato originale, e poteva ristabilirla nella grazia. Gesù è colui che è il buon samaritano, che significa letteralmente custode, colui che si è preso cura di Adamo e di tutti i figli di Adamo per ristabilirli nella grazia. Mentre il sacerdote e il levita rappresentano la legge antica, che non poteva salvare da se stessa senza la grazia di Dio, e rappresenta anche quella purezza cultuale. Quindi il sacerdote e il levita non si fermano per non contaminarsi, quindi mettono al primo posto la purezza cultuale piuttosto che l'amore verso il prossimo. Ecco che invece il samaritano è Gesù, è colui che ci dà invece la grazia, colui che viene a compiere la legge antica, viene a perfezionarla per donarci la grazia, e quindi per insegnarci ad amare come lui stesso ci ha amato, come Dio stesso ci ha amato, cioè ridonandoci la salute, cioè pagando il prezzo per il nostro riscatto, cioè con il sacrificio stesso della sua croce. Ecco che Gesù ci ha dato lo Spirito Santo proprio perché anche noi imparassimo ad amare come lui ci ha amato, e così fino alla croce, fino a portare la nostra croce per pagare anche noi il nostro riscatto, la nostra espiazione dal peccato. E dice sempre Sant'Ambrogio: ecco, guai a te, non spogliarti della custodia della fede, non spogliarti della custodia dei comandamenti, non spogliarti della veste della fede. Ecco, questo è l'insegnamento che ci dà Sant'Ambrogio. Anche noi, ecco, dobbiamo imparare a non spogliarci come quell'uomo che è stato spogliato dai briganti. Non dobbiamo spogliarci della legge di Dio, della custodia della legge di Dio, perché quella ci custodisce dal peccato, e se noi viviamo nella grazia certamente non finiamo in mano ai briganti, che sono gli angeli, che sono i demoni, che sono coloro che tentano l'uomo per farlo allontanare da Dio. Anche San Paolo lo dice nelle sue lettere: la battaglia che noi dobbiamo intraprendere è una battaglia spirituale, non è contro
uomini fatti di carne come noi, la battaglia vera è contro le potenze demoniache che instillano negli uomini il peccato, che instillano negli uomini il desiderio del male, che inducono gli uomini a fare il male e a volte posseggono anche gli uomini. Vediamo oggigiorno che ci sono tante persone che sono dei demoni incarnati, proprio perché hanno o si sono consacrati a Satana, oppure hanno dato il permesso a Satana e ai demoni di portarli dove volevano loro. E allora noi dobbiamo usare le armi della fede e custodire la grazia di Dio con i 10 comandamenti, con la legge santa di Dio, con una vita fatta nella grazia, quindi combattendo il peccato e facendo di tutto per vivere nella grazia di Dio. Non spogliarti della veste della fede, dice Sant'Ambrogio, la veste della fede richiama anche al battesimo, quando ci hanno messo quella veste bianca che rappresenta proprio il rivestirsi di Cristo, rivestirsi della sua grazia. Non spogliatevi della fede per non cadere nelle mani dei nemici, e quindi per non sperimentare il fallimento, la morte, la delusione, il non senso della vita. Abbiamo bisogno della fede per dare un senso alla nostra vita, per essere veramente felici in questa terra, per raggiungere il paradiso. È la fede che ci salva, dice il Signore. Quante volte nel Vangelo dice Gesù: la tua fede ti ha salvato. E Gesù ha detto: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra. E non ci ha chiesto altre cose, ci ha chiesto di rimanere saldi nella fede. Ed è quello proprio che noi stiamo cercando di fare con la nostra testimonianza aperta, con una vita di preghiera, con appunto il desiderio di vincere i peccati e di camminare nella grazia di Dio. Mentre c'è una falsa chiesa che non parla più del peccato, e si avverano le profezie in questo, si avverano quelle profezie della falsa chiesa che è una chiesa mondana, ecumenica, globale, una chiesa che pensa a tutto tranne che ad annunciare Cristo Salvatore. Ma Gesù da che cosa è venuto a salvarci? Da che cosa è venuto a salvarci? Gesù salva, Dio salva, il nome di Gesù, ma da che cosa è venuto a salvarci se non dal peccato? Che cosa è venuto a combattere Gesù sulla terra? Non ha composto, non ha fatto politiche umanitarie, non ha avuto eserciti che lo seguissero, ma Gesù è venuto a liberarci dal peccato, dal dominio di Satana, perché il peccato è la radice di ogni male. E allora noi vediamo una falsa chiesa che non va alla radice, che non ci crede più nel peccato, che dice che l'inferno e il paradiso sono la stessa cosa. C'è un papa, uno che dice di essere il papa, che su Canale 5 dice alla mamma di un disabile: ci vediamo all'inferno, ci vedremo all'inferno. Ma quindi questo significa che questi o hanno perso completamente la fede, oppure vogliono consapevolmente essere consacrati di Satana, vogliono andare all'inferno con le loro gambe. Ma come si fa? Come fa un papa a dire, tra l'altro, una persona disabile, una persona che ha bisogno di consolazione, di una parola di fede, come si fa a dire ci vedremo all'inferno? Allora, questo è il dramma che stiamo vivendo. Quindi c'è una falsa chiesa che non parla del peccato e quindi predica una pace, predica una salvezza, ma senza combattere il peccato. Quindi questo è semplicemente impossibile. Noi sappiamo che certo dobbiamo impegnarci anche con le forze umane, con le politiche, con l'impegno umano per combattere il male, ma se non andiamo alla radice non faremo nulla, non ci potrà mai essere la pace. Ecco perché Madre Teresa diceva: finché ci saranno gli aborti nel mondo non ci sarà la pace, non ci potrà essere pace, finché ci sarà il peccato mortale che offende Dio, che grida vendetta al cospetto di Dio, il peccato mortale che è offesa a Dio. La falsa chiesa non dice questo, non dice che il peccato mortale è offesa a Dio, ma persegue l'agenda del mondo, persegue la pace fatta dalle mani dell'uomo. Tant'è vero che ho letto anche qualche giorno fa nella messa, non ricordo in quale circostanza, quello che ha detto Bergoglio qualche giorno fa proprio, e lo ripeto perché nella messa domenicale comunque c'è più ascolto e più seguita, e non tutti avete ascoltato. Ecco, Bergoglio parlava
all'International Catholic Legislator Network, che è un'associazione di cattolici, una rete di legislatori internazionali cattolici. Ecco, Bergoglio ha detto che in questa circostanza il mondo deve guarire, bisogna guarire, per guarire il mondo servono dei leader capaci e politici efficaci, ispirati da amore fraterno. E quindi per guarire il mondo ha bisogno di politici capaci e ispirati, di politiche efficaci. Questa è la soluzione per la guarigione del mondo, servono le politiche giuste. Ma questo può essere buono, ma prima di tutto bisogna combattere il peccato. Il mondo non può guarire se c'è l'immoralità, se c'è la blasfemia, se ci sono gli aborti, l'eutanasia, se c'è l'apostasia, l'eresia. Come fa a guarire il mondo anche se fanno politiche giuste? Questo io non riesco a capirlo, come un cattolico possa dire questo, ma infatti sappiamo che Bergoglio non è cattolico. Ma poi ancora parla di solidarietà, bene comune, giustizia, fraternità, la pace attraverso il dialogo. Ecco, ma per noi cristiani cattolici la pace non si raggiunge solo col dialogo, la pace ha un nome, la pace è Gesù Cristo. E dice l'Apostolo Paolo, Gesù è la pace, Gesù è il re della pace. E senza che l'umanità accolga Gesù non ci potrà mai essere la pace, quella vera, è quella che il Signore solo può donarci. E poi, udite udite, la vera pace può essere raggiunta solo quando ci sforziamo, attraverso processi politici lungimiranti, di costruire un ordine sociale fondato sulla fraternità universale e sulla giustizia per tutti. Ecco, questa è la via della pace che propone la falsa chiesa, non una via per combattere il peccato, ma anzi il relativismo morale e il relativismo dottrinale che lasciano le anime a vivere nel peccato, ma la pace è quella di mettersi al tavolino e di costruire insieme la torre di Babele per mettersi al posto di Dio, per costruire una civiltà fondata sulla fratellanza universale, sul un ordine sociale nuovo, ma senza la croce di Cristo, senza più l'annuncio di Cristo, senza più il messaggio cristiano. E allora, carissimi fratelli e sorelle, noi vogliamo invece rimanere attaccati più che mai a quello che la Chiesa ci insegna, e vogliamo stare attenti da queste derive, non vogliamo cadere in queste illusioni, ma dobbiamo essere realisti. La pace nel mondo ci sarà soltanto quando il mondo accoglierà Gesù Cristo come re della pace, solo quando gli uomini si pentiranno dei loro peccati davanti a Dio, e allora ci sarà ancora speranza, ci sarà ancora pace. Questo è il messaggio che la vera Chiesa deve predicare. E sappiamo anche che ci sarà il cosiddetto grande avvertimento, secondo le profezie di Garabandal, che sarà un momento di grazia, un momento in cui gli uomini potranno prendere consapevolezza davanti a Cristo del loro peccato e chiedere perdono. Ecco, se gli uomini accoglieranno questa grazia, allora potrà esserci la pace, ma se rifiuteranno questa grazia, ecco che arriveranno grandi castighi, e i castighi più grandi che siano mai avvenuti, più grandi di quelli del diluvio universale, più grandi ancora dei castighi di cui la Bibbia ci parla, e anche la storia della Chiesa. Non ci sarà un diluvio di acqua, ma ci sarà un diluvio di fuoco, secondo alcune profezie anche già riconosciute dalla Chiesa. Ma questo dipende da noi. Il Signore certo fa di tutto per stornare i castighi, ma se noi non ci pentiremo e se ci illuderemo di costruire un mondo senza Cristo, ecco che allora sperimenteremo tutta l'amarezza di questo, fino a vedere, ecco, con i nostri occhi i castighi del Signore. E allora capiamo bene che il peccato è la tragedia più grande. La parabola del buon samaritano ci insegna a combattere il peccato, come dice Sant'Ambrogio, a custodire la grazia e a vivere nella fede per non cadere in mano ai briganti. Ma il peccato che cosa fa? Il peccato rompe le relazioni, la relazione con Dio innanzitutto, la relazione con se stessi. Quindi l'uomo, quando vive nel peccato, il peccato mortale, si trova diviso in se stesso e non si riconosce più,
E il peccato anche divide con gli altri, quindi le relazioni umane diventano difficili. Pensiamo solo ad Adamo ed Eva che dopo aver peccato iniziano a litigare, iniziano a scaricarsi la colpa l'uno con l'altro, ma il peccato anche divide l'uomo con la natura, anche la natura si ribella davanti al peccato. Quindi capiamo bene che il peccato è il vero dramma, la vera tragedia dell'umanità e la tragedia dei nostri giorni, soprattutto dove c'è una società, un mondo che vive come se Dio non ci fosse, che vive nel peccato, che chiama il peccato bene e che chiama il bene peccato, che inverte i valori, e quindi il peccato diviene addirittura esaltato, viene esaltato come qualcosa di normale, come qualcosa di buono, come qualcosa che riguarda i tempi che cambiano, ecco, se prima i comandamenti erano buoni, ecco adesso l'uomo si è evoluto, la scienza ha progredito e allora i comandamenti di Dio si devono adattare ai tempi che cambiano. E oggi anche è la memoria di Sant'Agostino, è Sant'Agostino che è stato un grande peccatore e che ha scritto proprio sul peccato, avendo sperimentato la bruttezza e la morte del peccato nella sua carne, nella sua persona, ecco che ha saputo descrivere veramente che cos'è il peccato mortale con la sua stessa vita, una volta che si è convertito, una volta che poi è diventato quel grande santo che è diventato. Sant'Agostino ci ricorda innanzitutto che la conversione è possibile anche per grandi peccatori e Dio può scrivere pagine grandi, ci sono grandi peccatori che sono divenuti grandi santi, quindi è possibile per tutti la conversione, ma Sant'Agostino ci ricorda proprio l'amarezza del peccato, perché lui nelle confessioni descrive il peccato come qualcosa che allontana da Dio. Dopo aver preso consapevolezza dei suoi peccati, Sant'Agostino loda, benedice il Signore, quindi la sua innanzitutto è una confessione di lode al Signore, perché lo ha salvato, lo ha liberato, gli ha dato la vita di grazia, di vivere in grazia di Dio, ma ricorda con amarezza quei peccati che poi lui si impegnerà a combattere con la sua stessa vita e a svelarne appunto l'amarezza. Dice Sant'Agostino: tu, Dio, eri vicino a me quando io ero lontano da te, tu vegliavi su di me, ma io perseguivo strade di morte, e tu mi hai usato misericordia, mi hai usato bontà, ed io mi sono lasciato avvincere da te. Io prima vivevo nelle tenebre, adesso vivo nella grazia. È la vita dei santi che si sono convertiti, per noi è un grande esempio, un grande monito, e è una grande forza per impegnarci di più a vivere nella grazia e a non sottovalutare appunto cosa sia il peccato e a temere soprattutto come primo nostro nemico è il peccato, cioè imparare a vivere nella grazia come i santi e come i santi ci insegnano. E allora, per terminare il significato della parabola, ecco, capiamo bene che quella locanda dove il buon samaritano porta quell'anima che è stato percosso dai briganti, la buona locanda, la locanda dove si ottiene la guarigione, non è nient'altro che immagine della Chiesa. È la Chiesa di Cristo, è la locanda dove si può ottenere la guarigione, dove Cristo stesso ha pagato il riscatto per noi, l'ha pagato sulla croce, dove Cristo stesso si prende cura di noi, dove Cristo stesso ci rimette in piedi e ci dà la forza di camminare in una vita nuova ogni volta che ritorniamo a Lui pentiti e con tutto il cuore. Dice San Giovanni Crisostomo che il vino e l'olio che il buon samaritano adopera per medicare colui che era caduto nei briganti sono appunto simbolo dei sacramenti. Quindi il vino è simbolo del sangue di Cristo che è stato effuso per la nostra salvezza e che ci dà la guarigione, ci dà appunto il perdono, ci ottiene il perdono di Dio. E il sangue di Cristo è metafora, è immagine dell'Eucaristia. E invece l'olio, dice, è immagine, simbolo della cresima, cioè dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo
che ci è dato proprio per camminare nella grazia. E quindi nella locanda, che è la Chiesa, vengono amministrati i sacramenti da Cristo stesso, perché è Lui che opera attraverso i sacerdoti, e solo lì possiamo trovare, ecco, la guarigione che anche noi possiamo cercare. E allora capiamo bene che non è la stessa cosa, non è la stessa cosa essere inseriti in una falsa chiesa oppure essere nella vera chiesa. Nella vera chiesa c'è la grazia di Dio che opera, che appunto sana, guarisce, che dà forza. Nella falsa chiesa, dove c'è un'istituzione che non è più la istituzione cattolica, ecco che c'è aridità, sterilità, c'è appunto confusione, c'è addirittura l'apostasia. Ecco, lì non ci può essere la guarigione. Ecco che Cristo allora ci ha preso piccolo resto e ci ha portato nella sua locanda, ci ha messo nella vera chiesa, quella vera chiesa che è solo quella unita a Pietro, che è Papa Benedetto XVI. E allora per noi questo diventa motivo di lode, di ringraziamento, di benedizione al Signore, e il Signore ci dia la grazia di sperimentare la guarigione, la forza che scaturiscono appunto dalla verità e dalla testimonianza della fede, ci dia la grazia di custodire la fede, di camminare in una vita nuova, in una vita di preghiera, in una vita di rendimento di grazie al Signore, in una vita dove cerchiamo in tutto la santa volontà di Dio. E allora, come dicevo all'inizio, potremo riconoscere con i nostri occhi tutto quello che il Signore va operando in mezzo a noi, potremo riconoscere che mentre il mondo va da un'altra parte, allineato con questa falsa chiesa di Bergoglio, ecco che invece c'è ancora la vera chiesa di Cristo, che è l'unica vera speranza del mondo, che ancora mantiene viva la fede, che ancora è quel piccolo resto di cui parla Joseph Ratzinger nella profezia del 1969, dicendo: quel piccolo resto a cui molti guarderanno dopo la purificazione, dopo la grande tribolazione, molti guarderanno a quel piccolo resto e troveranno in esso tutto quello che avevano sempre cercato, ma lo avevano cercato per vie tortuose, per vie sbagliate, e quindi non avevano trovato la verità. Ecco, allora, carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci dà la grazia di essere questo piccolo resto, uniti a Papa Benedetto XVI, ma dobbiamo ancora vivere la fase della tribolazione, la fase della purificazione, la fase della prova del combattimento, ma ci dia il Signore di vedere con i nostri occhi, dopo questa fase, ecco, la rinascita della Chiesa, e anche di vedere, appunto, realizzata questa profezia, vedere le genti che guarderanno a questo piccolo resto e troveranno in esso nient'altro che la vera Chiesa di Cristo, costituita per illuminare le genti, per essere segno di salvezza, sacramento di salvezza per il mondo, e per diffondere l'annuncio della salvezza fino agli estremi confini della terra. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.